Allora. Abbiamo Solicari contro. Ma stai registrando? Contro Hydra, sì. Ma hanno già iniziato? Sì, non mi dicono nulla. Vabbè. Stanno facendo il fatto di mettere sulla televisione. Sì, in effetti, quindi magari. Allora, vediamo un matchup che non conosco. Penso che sia abbastanza volatile come matchup. Guarda questa combo da questi Solicari. Oddio, il discorso è che il Congo game da parte di Coso, di Bowser, è molto più alto probabilmente. È più pericoloso. È più pericoloso. Diciamo. Però, cioè, però dice è, che in è un Edgeguard, personaggio. Peccato in Edgeguard, secondo me, potrebbe fare veramente male a Bowser. È anche un personaggio che muore poco in generale. Ma peccato sta in aria, è difficile grabbare un personaggio mentre sta in aria. Sì, quindi probabilmente è un. Fia, è positivo per. Dash attack con Mitch. A volte non mi vengono le parole. Com'è in tier list Mitch, tra l'altro? Non lo so, penso ai tier. Ok, arriva la grab. Sbaglia il timing con la fail. Per caso poteva forse. No, ok, lo stock no di sicuro, però poteva veramente permettergli di fare qualche danno in più. Stanno studiando molto. Sì, non sono troppo aggressivi, ma perché comunque entrambi è i personaggi sì. non permettono grandi possibilità. No, forse un po' più pitch, ma. Sì, più che altro è pericoloso per entrambi a pushare. Uno si prende una grab che uccide a 80-90%, l'altro rischia. Un buon combo game comunque, esatto. Sì. Sta tenendo larga abbastanza bene con le rape, con gli aerial. Conosce tutto il dash, attack. Cerca un edgeguard che però non arriva. Cerca la grab. Comunque Solica è un giocatore decisamente con più esperienza di arriva il gimp e funziona. È arrivato e ha funzionato. Lo sta tenendo a distanza decisamente bene. Conosce quali sono i punti forti di Bowser e sa anche come evitarli. Sì, alla fine. Ma come contro gli Ace Climbers. Sì, esatto, è un po' la stessa cosa. Lui ha anche giocato a Brawl, quindi sa come giocare per non farsi grabbare. È come contro gli Ace Climbers, ma ce n'è uno solo da picchiare. Sì. No, non lo so. Non mi pare di vedere due Bowser. Ok, sì, però non è esattamente così. Ok, arriva la throw. Non connette. Penso che abbia sbagliato il tempismo. Aia, questo ha fatto molto male. Il fail poteva uccidere. Qui cerca una lettura con il down smash. Chissà se era di Aiabile quella combo. Non lo so, non ci ho fatto caso. L'ha preso proprio col pirulo del Draco Baleno. Oh, connette, conosce molto bene le combo del personaggio. Sì. Ci ho giocato prima conto e me le ha fatte tutte. Quindi sai tutte le combo anche te ora. Sì, esatto, è arrivato e mi ha detto guarda cosa si può fare. Buono questo splash sullo scudo e riprendendo allo stesso tempo la rapa. Conosce notevole. Molto bene i tempismi del personaggio, sì. Evidentemente. Arriva la tilt che però uccide. Vorrei anche di. Penso non ci si può fare nemmeno una DI ottima. Beh, ma comunque stiamo parlando di un Bowser sì, con però, 115. Però è la tilt. Sì, ma un 115 di rage, okay, un 115 da quella è vero. Poi è talentito. Lui fa la grab, si prende punish. Più che altro fa un'ottima parachute sullo scudo avversario. Sì, fail che fa shield stab. Arriva left throw, ancora non lo uccide, decisamente presto. Però il counter farà il suo lavoro. Quindi 1-0 decisamente. Sì, quasi schiacciante per Solicari, che ha dominato decisamente il match. Vediamo ora. Vediamo penso lo stage, che ci sarà uno switch probabilmente da parte di Hydra, perché ho visto che ha molti personaggi. Ha Bowser, ha un Diddy Kong, ha anche una Sheik. Ah, beh, uno Sheik è un personaggio abbastanza interessante. E invece rimane. E rimane? Invece rimane lo stesso personaggio, vanno su Duck Hunt. Scelta particolare. Mi fa strano, cioè. Questo counterpick per Bowser. Mi sembra così favorevole, sinceramente. Perché uno stage largo permette. Avrebbe pensato di più a uno Smashville. Sicuramente. Per chiudere la distanza. Oddio, non mi sembra però molto alto il tetto di. È un tetto normale, non è più alto o più basso di
di un Final Destination. Probabilmente sta cercando di counterare l'avversario con le anatre. Può essere che abbia pensato a questo, però arriva il Nair in Grab Nair. Ottimo, pareggia i danni. Tail sul New Whip di Hydra. Intanto l'altro spara fuoco e quell'altro si prende le rape. Ma ognuno fa pressione. Sfrutta il tempo libero come preferisce ognuno. Cioè chi sputa fuoco, chi piglia le rape. È giusto. Non riesce a punire. Però legge la roll e grabba con al seguito una fail. Sembra conoscere molto bene lo stage, o forse gli piace semplicemente talmente tanto. Può essere che sia stato anche semplicemente un comfort pick. E non riesce a aiutare la rapa. Ma riesce a tornare allo stesso stage. Percentuali decisamente più pari rispetto a prima. A print buona. Ottimo, riesce a capire di non essere. Riesce a evitare lo shield pressure. Sì. Opla, ciao rapa. E questo non uccide ancora. No, Bowser esiste molto a lungo. Bello questo fail, cioè fail up B. Forse più un errore da parte di Soul Icarus. Sì, diciamo di sì. F tilt. Vediamo qui se riesce a punire. Cerca la reazione dell'avversario, non riesce però a punire adeguatamente. Dash attack ancora non uccide, però ci manca male. Fa male, quella roba fa veramente male. Sì. E qua. Arriva l'F throw, non ancora questo. Ma Bowser a morire è veramente duro, di lato. Sì, effettivamente sì. Ora penso che uccida. E in effetti infatti. Sì. Probabilmente okay. Anche una brutta DI da parte di Hydra. Ci sta. Però arriva l'up smash out of nowhere che pareggia esatto. Subito stock e percentuali. Il match decisamente più interessante rispetto al precedente, che era stato praticamente a senso unico. Sì, non riesco a capire. Forse ha già capito quali sono i vantaggi da parte di Peach su Bowser e riesce un po' a... Può essere. Migliorare. Rischia di rompere lo scudo? No. Ah, gliel'ha fatto piccino. Sì, vabbè, ma... Era calcolato. Di Out of Shield. Allora io smetto di commentare se il silenzio è imbarazzante. Ok, in questo momento vantaggio per la Peach di Soul Icarus. Cerca un ledge guard con la rapa. Ed ecco che l'anatra counter non la so rapa. Se davvero l'abbia presa per questo motivo questo. Beh, ok, Nair comunque sta funzionando, comunque quindi. Ha funzionato, quindi va bene. Quindi ai Bowser main, quando si trovano contro Peach, mi raccomando ricordatevelo. Aia, questa era questa una rapa che faceva veramente male. Oh, bella la pivot grab. Cerca la lettura del dodge con un up smash, che però non arriva. Arriva però da down tilt. È sempre inquietante vedere al una momento Peach. Sono entrambi a kill percent. Esatto. È sempre inquietante vedere più Peach di Bowser. Bello il tech sulla down tilt. Si può teccare? Sì, si può teccare. Ah, saperlo prima. È sempre inquietante vedere Peach quando vola. Perché sai che può arrivarti qualcosa. Tipo questo. Brutto up smash, brutto atterraggio da parte di Hydra che si becca l'up smash. Si porta quindi sul 2-0 su Licari. Ah, ma te lo aggiudicandosi la fine del aggiudicandosi il match. Contro chi hai perso?